Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo lo Spectre F460, nuovo stack economico dell'HGLRC. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Lo Spectre arriva in questa scatolina in plastica, vediamo subito cosa troviamo al suo interno. All'interno della confezione abbiamo il flight controller, gli ESC, la viteria per fissarlo al telaio, i cavetti per il collegamento, un condensatore e un connettore XT60 con il suo cavo. Il condensatore è da 1000 microfarad 35V, al quale HGLRC ha applicato del termo trasparente per evitare possibili corti con il frame. Inoltre è stato applicato del termo anche sui piedini in modo da essere sicuri di collegarlo con la polarità corretta. Per quanto riguarda l'XT60 abbiamo un connettore AMAS di tipo HM, mentre i cavi sono in silicone da 14 AVG e sono lunghi 10 cm. Passando agli altri cavetti abbiamo tutto quello che ci serve, dal collegamento agli ESC alle connessioni per i sistemi analogici o digitali. A questo punto partiamo con l'analisi dello stack, iniziamo con il flight controller. Il layout della scheda ha fori 30x30 M3. Come possiamo notare la scheda dispone di gomini soft mount, grazie ai quali l'FC riuscirà ad assorbire le vibrazioni e a far lavorare meglio il giroscopio. Al centro della scheda troviamo il processore che è un F405, mentre a fianco c'è il chip dell'USD che garantisce la compatibilità anche con i vecchi sistemi analogici. Qui in basso notiamo il giroscopio che è un MPU6000, attualmente il migliore e il più ricercato in un flight controller. Avere un MPU6000 di questi tempi non è una cosa troppo scontata, in quanto questo particolare modello sta diventando sempre più difficile da trovare. Nella parte superiore abbiamo una memoria flash da 16 MB per registrare i log della black box. 16 MB non sono tantissimi, ma almeno ci permettono di fare un po' di tuning o sistemare i filtri. Sulla parte sinistra abbiamo la porta USB di tipo C e il tasto per il boot. A tal proposito, se dovete aggiornare il firmware, il target di questa scheda è HGLRC F405V2. Il tasto comunque va premuto solo per forzare il boot in caso di problemi, di solito si può aggiornare anche senza premerlo. Per quanto riguarda i connettori della scheda abbiamo questi due che si occupano delle connessioni analogiche, quello di sopra è dedicato alla videocamera FPV, quello di sotto alla VTX. Le alimentazioni fornite sono di 5V per la videocamera e 9V per la videotrasmittente. All'interno del connettore troviamo anche un pad TX1 da utilizzare per un eventuale smart audio. Questo connettore sulla sinistra è specifico per le riceventi FRSky, in quanto il segnale è dotato di inversione per far funzionare le riceventi S-Bus. Sul lato destro abbiamo una serie di pad, in particolare notiamo la WART1 e la WART3, entrambe complete di TX ed RX. Abbiamo anche i pad dei back a 5-9V più un altro pad per le riceventi S-Bus. Sul fondo della scheda possiamo notare il barometro posizionato nella parte centrale. Questo ci torna utile se abbiamo anche un GPS, così da rendere più precise le operazioni di volo assistito. Ai lati del barometro abbiamo i circuiti dei due back, uno da 9V 2A, l'altro da 5V 2.5A. Nella parte superiore troviamo un doppio connettore per gli ESC, il primo per i motori dall'1 al 4, il secondo per i motori dal 5 all'8. Questo può tornare utile per chi vuole assemblare modelli con più di 4 motori. Nella parte inferiore abbiamo questa serie di 3 connettori, il primo può essere usato o per una striscia LED o per un buzzer. Come sempre io vi consiglio di usare buzzer autoalimentati, se volete maggiori info su questo tipo di buzzer vi lascio in descrizione un video su come collegarli e configurarli. Il connettore centrale serve per il GPS, come notiamo oltre a TX ed RX abbiamo anche SDA ed SCL che servono per un eventuale magnetometro integrato nel GPS. Di solito comunque su Betaflight sconsiglio di utilizzare il magnetometro perché crea più problemi che altro. Nell'ultimo connettore abbiamo una WART completa con alimentazione che risulta ideale per collegare una ricevente ExpressLRS o Crossfire. A questo punto passiamo agli ESC, come possiamo notare anche qui sui 4 angoli abbiamo i gomini soft mount. Negli ESC non sono strettamente necessari, ma risultano essere decisamente comodi per sistemare la scheda su quei telai con le viti di fissaggio molto rigide.
I pad motore sono di buone dimensioni e saldare i cavi non dovrebbe risultare problematico nemmeno per chi ha le prime armi. Un'altra cosa buona è che non ci sono componenti troppo vicini ai pad, quindi non si rischia di fare danni. Questa componente indica che gli ESC dispongono di sensore di corrente. Personalmente non l'utilizzo mai, ma ad alcuni potrebbe servire per long range in aggiunta agli altri parametri da tenere sotto controllo. Questi due piccoli fori servono per i piedini del condensatore, ma se avete problemi di spazio potete fare anche delle piccole prolunghe e sistemare il condensatore dove preferite. I pad per saldare il cavo di potenza sono di dimensioni standard. Come possiamo notare, li abbiamo anche sotto. Questo può risultare utile nel caso danneggiassimo quelli di sopra per un qualsiasi motivo. Per quanto riguarda la connessione con il flight controller, possiamo usare il connettore o saldare i fili direttamente sulla scheda. Io di solito uso il connettore, ma avere anche i pad per saldare non guasta. Passiamo ora alle specifiche. Gli Spectre sono degli ESC da 60A con picco massimo di 70A per 10 secondi. La tensione in ingresso supportata va da 7.4 a 22.8V, possiamo quindi utilizzare batterie da 2 a 6 celle. Il firmware è di tipo BLLS con target JH30. A questi ESC si può tranquillamente installare un custom firmware come ad esempio BlueJay, grazie al quale potremo attivare il bidirectional D-Shot per usare gli RPM filter. Questi filtri migliorano molto le prestazioni e andrebbero attivati su ogni modello. Se vi serve, ho già fatto un tutorial su come installare BlueJay, lo trovate linkato in descrizione. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali. L'HGLRC Spectre F460 si presenta come uno stack economico, ma tutto sommato ben riuscito. Sicuramente il layout delle schede è piuttosto pulito e si riesce a sistemare tutte le periferiche senza troppi problemi. I pad per saldare sono abbastanza grandi e lontani dalle varie componenti, cosa che può essere d'aiuto a chi sta assemblando il suo primo drone. Buono il fatto che questa scheda disponga di giroscopio M+6000, mentre per quanto riguarda il processore e il firmware degli ESC, un F4 e dei BLLS non sono proprio il top. Tutto sommato comunque fanno il loro lavoro, soprattutto se negli ESC ci mettete un custom firmware come BlueJay. Consiglio questo stack a chi ha pianificato una build economica e vuole contenere i costi senza comprare delle componenti eccessivamente scarse. Per il prezzo al quale viene venduto, tutto sommato è ok, e in descrizione vi lascio, oltre che il link per l'acquisto, dei coupon sconto per risparmiare qualcosina. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.